Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi il centroboa dell'Anzio Waterpolis, Giacomo Casasola. Ciao Giacomo, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buonasera a tutti, è un grande piacere. Partiamo da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale. Quale eredità vi ha lasciato la sconfitta incassata all'esordio in campionato in casa del Circolo Canottieri Ortigia? Ah, è stato un debutto difficile contro una grande squadra. Ci aspettavamo che sarebbe stata chiaramente una partita molto complicata e infatti così è stato. Però abbiamo analizzato con calma durante la settimana la partita, abbiamo rivisto insomma più volte i video e siamo arrivati insomma a trarre delle conclusioni interessanti sia per quanto riguarda l'attacco sia per quanto riguarda la difesa. Poi la pausa che c'è stata questa settimana ci ha permesso di ricaricare le batterie e preparare la nuova partita con il quinto in maniera molto minuziosa e precisa. Quindi per sabato siamo sicuramente fiduciosi di fare una buona gara e tenendo a mente quelli che sono stati gli errori fatti con l'Ortigia al nostro debutto. Che hai fatto riferimento alla pausa, che vi ha sicuramente consentito di lavorare sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tattico del perfezionamento degli automatismi di gioco. Che tipo di lavoro avete svolto in queste 2 settimane? Ah, chiaramente siamo andati a lavorare intanto sulla componente fisica, ovviamente. Dopo la trasferta di Siracusa, in mezzo alla settimana abbiamo cominciato una bella settimana di allenamenti, fatti di palestra, di nuoto. Insomma, abbiamo alzato ancora un pochino l'asticella e siamo riusciti proprio nello stesso tempo sia a lavorare sia a trasformare tutto quanto il lavoro fatto. Il lavoro fisico chiaramente è stato importante, ma è stato importante altresì anche quello tattico. Questa pausa ci ha concesso di poter lavorare, come dici te, sugli automatismi che per la maggior parte già ci sono, perché la squadra di quest'anno è costituita da tanti elementi dello scorso anno, però ci sono anche degli elementi nuovi e quindi più tempo passa, più gli automatismi sono automatici, scusa il gioco di parole, e questa pausa quindi è capitata anche bene, diciamo. È capitato quasi a fagiolo, va, meglio lavorare 2 settimane e acquisire ulteriore benzina nelle gambe Esatto. che giocare forse la seconda subito dopo l'esordio. Ti Sicuramente. chiedo, sei arrivato quest'anno all'Anzio dalla Roma Nuoto, quali sono i motivi che ti hanno spinto ad accettare l'offerta del club presieduto da Francesco Damiani? Ma la serietà, come ho detto anche in un'intervista, diciamo di inizio anno, ci sono voluti veramente 5 minuti per decidere di andare ad Anzio perché il progetto è estremamente serio. Ho notato una gran voglia di mettersi, diciamo, in gioco al lavoro. Ci sono delle basi davvero importanti in questa società e quindi la serietà è stata la prima cosa che chiaramente ho guardato, anche che io ho 31 anni, quindi anche un fattore molto importante per me. La serietà di una società. E poi credo che ci siano tanti margini qui di miglioramento. C'è una piscina che è qualcosa di stupendo, che consente chiaramente all'Anzio di avere una casa per molti anni. C'è l'entusiasmo, c'è la voglia. Insomma, ho visto futuro fondamentalmente in questa società. Spesso e volentieri capita che ci sono dei micro progetti nelle società, sai, magari progetti che hanno durata di 1 o 2 anni. Qui invece ci sono delle basi veramente importanti. E questa è stata la prima scelta, chiaramente, quella della società. Poi ho tante persone con cui sono, diciamo, cresciuto dentro la squadra, quindi avevo anche il piacere davvero di giocare con loro, di ritrovare alcuni vecchi compagni. E quindi diciamo queste due cose messe insieme con la mia vena competitiva che ancora è ben sveglia, ben accesa, ha fatto sì che sposassi il progetto dell'Anzio. Quali sono, tornando al discorso relativo alla squadra, gli aspetti del gioco su cui questo gruppo può registrare i maggiori margini di progresso? Ah, difficile rispondere a questa domanda, nel senso che è il primo anno per l'Anzio in A1, quindi credo che paradossalmente tutta una serie di discorsi legati anche ai fattori tecnici sì, nel corso del tempo, nell'amalgama della squadra, anche perché non è la possibilità di fare o non fare subito magari tre come squadra. L'entusiasmo può chiaramente portare a decollare.
viceversa, magari una sconfitta può portare magari, che so, ad abbattersi un po'. Noi dobbiamo, credo, ancora trovare il nostro equilibrio e credo sia assolutamente normale questo. Però se devo dirti, credo che questa squadra abbia un potenziale immenso in attacco. Sicuramente, diciamo, non c'è bisogno di presentare attaccanti, insomma, che sono stati e sono ancora dei grandissimi campioni. E in difesa credo che abbiamo acquistato anche un grande difensore, abbiamo già dei difensori importanti. Insomma, credo che una volta trovato Permettimi, l'equilibrio. perché è un amico, avete un signor portiere. Gabri, certo, vabbè, lo integravo nella difesa, non fa eccezione, lo integravo nella difesa, quindi io credo che sia a livello di nomi, sia a livello di voglia, noi abbiamo tutte le carte in tavola per poter essere una sorpresa, una rivelazione. Io credo di sì, però ovviamente da qui ad essere realmente tutto ciò, ovviamente serve il duro lavoro, serve un equilibrio che io sono sicuro che abbiamo già in parte trovato. Domani, lo hai accennato anche tu all'inizio, esordio casalingo, sfida contro l'Ira in Genova Quinto, formazione che ha cambiato allenatore in estate e che ha operato anche innesti di spessore. Che partita possiamo aspettarci? Ma il Quinto è una grande, grande squadra. Abbiamo visto, cioè, già l'anno scorso io con la Roma li ho incontrati e avevano già un'ottima base. Gli innesti che hanno fatto quest'anno sono stati molto mirati, hanno preso un signor allenatore, quindi chiaramente è una squadra davvero molto ostica e molto preparata, sia dal punto di vista tattico che fisico. E quindi cosa aspettarsi? Io mi aspetto una sorta di battaglia domani, perché non sarà assolutamente facile, però noi giochiamo in casa. Anzio aspettava da tanto tempo la 1, la palla a nodo che conta, e quindi non vediamo l'ora di tuffarci. Dovremmo essere sicuramente molto attenti. L'entusiasmo e la voglia di fare non deve comunque sia, come dire, sovrastare la tattica, sovrastare quello che noi abbiamo provato. Quindi credo che la chiave sarà sicuramente in difesa, nel chiudere dei giocatori che loro hanno molto importanti, per sfruttare ovviamente le ripartenze, le situazioni di attacco, dove comunque abbiamo già dimostrato di essere pronti. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Giacomo Casasola per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Giacomo, grazie. Grazie a te, una buona serata.